Ciao lettori, lettrici, benvenuti e bentornati sul canale. Io sono sempre Jessica, lettrice tra le ombre. Benvenuti. Piccolo disclaimer, piccolissimo, attivate la campanellina e soprattutto iscrivetevi al canale, che è la cosa più importante se volete sempre essere aggiornati ogni qualvolta uscirà il mio nuovo video. Leggete come sempre la descrizione, mi raccomando. Perché questo? Perché nei video come oggi vi metto i titoli e, se riesco, anche le trame dei libri. Però credo su per giù, insomma, di riuscire bene a mettervi tutto. Mi raccomando, leggete sempre, sempre, sempre la descrizione, mi raccomando. Oggi book haul della serie Oggi o mai più, perché sto registrando praticamente che è la prima metà di marzo, il book haul di febbraio. Book haul che, sono stata bravissima perché ho comprato poco. Avete visto tutti questi libri, ma in realtà sono pochi quelli acquistati da me. Libri che in parte mi sono stati mandati anche dalle case editrici e, soprattutto, cosa importante, ho sfruttato un buono, diversi buoni che avevo. E per cui, bene, sono, diciamo, come si dice, giustificata. Allora, parto subito con il primo, che tra l'altro ho già letto. Me ne sentirete parlare ovviamente nel wrap-up di marzo. Comunque sto parlando di Uva Spina per Bompiani, libro di Monica Cito. Uva Spina è un testo, devo dire, fatemi aprire parentesi, molto molto forte. Non credevo che fosse così forte come testo, credevo fosse una lettura leggermente più leggera, tant'è che anche per questo motivo l'ho letta proprio a marzo, perché avevo bisogno di una lettura leggera. Non lo è. È una lettura abbastanza pesante emotivamente parlando. Uva Spina è ambientata a Napoli, in un paese vicino Napoli, in Campania, ecco. E anche perché l'autrice è campana, è napoletana. E devo dire che si sente tutta la napolinità, insomma, di questa autrice. Un po' troppo, devo dire. Oddio, non è un wrap-up, Jessica, è un, ecco, è un book haul. L'ho preso questo perché ero curiosa della trama. È una storia molto forte di un ragazzo diverso, tra virgolette, nato con una voglia sotto l'occhio destro. Ne parleremo. Forse si è già capito che mi aspettavo qualcosa di più da questo libro, non mi ha convinta totalmente, ma ne parleremo. Comunque questo l'ho acquistato. Veniamo a uno dei libri che mi è stato regalato per San Valentino da Mister Ombrino. E l'ho già letto, uno dei due l'ho già letto. E mi è piaciuto, ma anche questo devo dire è bello forte. Comunque sto parlando di Paese Perduto di Jordet, è un autore francese, è Pierre Jordet, e è una storia molto forte. Per preistorica, quello che mi è piaciuto tanto, ho apprezzato, è il font medio, grande, interlinea, non larga ma di più. Si legge veramente in pochissimo tempo. La storia è la storia di due fratelli che si recano nel loro posto d'infanzia, nel luogo d'infanzia, dove praticamente vengono richiamati dal cugino defunto che ha lasciato loro un'eredità. Arrivati in questo luogo trovano veramente quel paese perduto, un posto, praticamente un luogo dove si emana, dove c'è la presenza continua, perenne della morte, tant'è che proprio il giorno in cui loro arrivano scopriranno che la figlia di loro carissimi amici è morta. Non vi dico nient'altro, il libro mi aveva troppo incuriosita, sono contentissima di averlo ricevuto in regalo, ma anche qui ci troviamo davanti a una lettura non per tutti, una lettura molto difficile emotivamente. Altro libro, altra corsa appunto che mi è stato regalato da Mister Ombrino per San Valentino,
È il nuovo libro di Anna Luisa Pignatelli. Io amo questa autrice, Il Bosco di Agosto. Io amo questa autrice, di lei ho letto tutto quello che ha scritto. Appunto, mi manca questo, che tra l'altro è una recente uscita, edito Fazzi, font medio, interlinea larga. Io sono curiosissima, si parla di solitudine, si parla di anziani, quindi in quel periodo della vita in cui speriamo, insomma, tutti di arrivare, ma sono troppo curiosa, la trama mi ha troppo incuriosita, ho letto veramente pochissime righe, ma tutto quello che fa uscire la Pignatelli si prende. Grazie ancora a Mister Ombrino per i regali. Poi, questo un acquisto usato dopo aver letto Denti da latte, di cui trovate la mia recensione o deve uscire, è già uscita, sempre qua sul canale. Edito Nutrimenti, dalla stessa autrice, ho voluto prendere Affare al coniglio. Sempre Nutrimenti, font, devo dire, piccolo, ma comunque è sempre il font godibile della Nutrimenti. Ragazzi miei, qua ci troviamo davanti a un romanzo di formazione e alla ricerca della felicità. Questo ho capito, ma più che altro ci troviamo davanti a una sorta di favola, come se ripercorressimo la favola di Alice nel Paese delle Meraviglie, un po' al contrario. Non so quando lo leggerò, ma sono davvero curiosissima perché lo stile e la scrittura dell'autrice mi piace tantissimo. Guardasi appunto Denti da latte, che quella, a differenza di questa, è quella è una raccolta di racconti, ma mi è veramente piaciuta tanto. Invia dalle case editrici. La Voland mi ha inviato due libri, il libro delle sorelle, non ve lo mostro perché lo vedrete nel wrap up, perché già l'ho letto, e poi ho voluto prendere di Roberta Lepri, che è una delle traduttrici della Voland, appunto, che traduce libri della Voland. Lei ha scritto DNA Chef. Questa è una lettura che vorrò fare sicuramente, credo, nel mese di aprile, con Alessandra, la mia socia nelle letture condivise, e sono curiosa. È una storia che tratta di omosessualità, di scoperta di omosessualità e scoperta anche delle proprie passioni, come in questo caso appunto uno chef che si ritrova ad appunto avere questa passione per la cucina e viene a scoprire la vera identità della sua famiglia da questa cosa, perché nessuno in realtà della sua famiglia d'origine, della sua famiglia che lui pensa che sia vera, ha questa passione per la cucina, per cui lui indaga, indaga e viene a scoprire cose. Curiosissima. Poi andiamo avanti. Carrellata di libri usati. Sì. E sì, ok, gli ultimi quattro libri tutti usati, ragazzi miei. Ho voluto prendere l'ultimo libro che mi mancava di Andrei Longo. Qui purtroppo non vi so dire la trama perché l'ho presa a prescindere, senza leggere la trama. In questo caso 10. Un autore amalfitano, sapete che io amo quest'autore. Ho tutti i suoi libri, li ho tutti, quindi continuo a scrivere Andrei Longo, per carità, perché ha una scrittura meravigliosa. Anche lui è. Anche qui c'è la napolinità, il dialetto. Ma qui lo trovo molto più contestualizzato, le sue storie non sono mai volgari, non sono mai esagerate, cosa che invece ho trovato appunto troppo esagerata nella scrittura, nello stile, nella storia del libro di Monica Cito. Ma va bene, non è wrap up. Non so niente di questo libro, so solamente che è uno dei primissimi libri che ha scritto, titoli che ha scritto Andrei Longo, font piccolo, ma si legge perché i libri di Andrei Longo si devono assolutamente leggere senza se e senza ma. Veniamo poi a due libri di una delle mie case editrici preferite in assoluto. Sto parlando di Atlantide. E il primo libro che vi mostro l'ho trovato usato, Dolce Casa, sono dei racconti. Ah, giusto, eccolo qui. Dolce Casa è un libro che andavo dietro da una vita, però a prezzo intero non ho voluto prendere, sono stata brava e paziente. Sono uscita a trovarlo su Libraccio a 10 euro invece che a 22,
capite bene che, ok, è una grande impresa. Ripeto, sono dei racconti che ci parlano di vita, vita reale, che potrebbe benissimo veramente essere reale. Altro libro, questa volta della collana Blu Atlantide, ho voluto prendere Il mio cuore umano di Nada Mananima, la stessa autrice dell'altro libro, sempre suo colletto, perdonatemi, ma è un periodaccio, non mi ricordo il titolo. L'ho amato, io quel libro lì l'ho amato, tra l'altro l'ho paragonato Una vita come Dante, non certo per lunghezza perché è sottilissimo, ma veramente, cioè, bellissimo. Questa è la sua vita, questa è la sua storia, da come da semplice ragazzina con un sogno, quello di diventare cantante, in realtà cantante poi è diventata. Ma anche questo molto breve. Questo è un titolo che mi ha recuperato Viola nel cuore 16, che ringrazio tantissimo perché è riuscita a recuperarmelo in un libraccio fisico, me l'ha accaparrato, bravissima, me l'ha guantato e me l'ha mandato, quindi grazie mille, grazie mille. Come adoro, e questo lo leggerò, sono sicurissima, nei miei momenti no, perché quando non riuscirò a trovare un libro che mi attrarrà, un libro che mi prenderà, vado su di lui perché sono sicura, sicurissima, che non sbaglierò. Sto parlando di Giampiero Rigosi, Dove finisce il sentiero. È un noir, una storia di formazione, due amici che si ritrovano dopo diversi anni, un po' come Ciao Vita, ma di tutt'altro sapore. Cosa accade? Accade che uno dei due ha un segreto e verrà fuori proprio durante un qualcosa che accadrà tra i due amici. Di più non so, benissimo così, font medio, grande, interlinea larga, nave di Teseo, curiosissima. Sapete che io ormai amo Rigosi, quindi basta la sua scrittura, tutto ciò che scrive io lo adoro, l'ho trovato usato e non potevo lasciarmelo scappare. Eccoci qua, sono stata anche abbastanza rapida, il book haul di febbraio è terminato. Come avete visto, sono stati tanti titoli, ma la maggior parte mi sono stati regalati dalle case editrici e da appunto parenti dal mio mister Ombrino. Quindi sono contentissima di tutto questo. E tutto questo, ovviamente, parlo anche soprattutto delle case editrici, è merito vostro. Soprattutto parlo tra chi mi segue su Instagram, perché è Instagram che acchiappa, che attira, diciamo, attrae le case editrici. Però è anche grazie a YouTube che riesco ad avere queste piccole ma grandi soddisfazioni per me. Alcuni titoli non ve li ho mostrati perché ovviamente li vedrete nel wrap up di febbraio. Un bacio grande, alla prossima. Ciao!